lo so, io invece vorrei prendere a parlare un po' con te se fosse possibile, perché sicuro se non ci sarebbe torpore, perché mi devi dal gennaio 77 una risposta. Io te l'ho chiesto allora come interpellanza, perché tu ricevevi Gelli qualificandolo io, allora nell'interpellanza, come capo di un'associazione golpista e criminale. E tu hai detto alla commissione invece della T2 dell'Anselmi un anno fa che tu avevi scoperto, che Gelli era capo della T2 e non solo consul onorario dell'Argentina nel 1981, siccome tutti, Andrea, tutti sappiamo quanta intelligenza tu hai, politica e no, ecco, però dovrei sapere perché hai raccontato quella bugia. Adesso cosa c'entra Gelli? Ecco, ma la politica è questa. Beh, Pannella è meraviglioso perché digiuna, ma è un esperto in minestroni, secondo me, scusa, perché Gelli era sicuramente un diplomatico argentino, o no? Onorario, signora, no. Onorario, era quello che tutte le visite dell'Argentina ufficiali le organizzava lui. No, l'unica cosa è che pure Oscar Mammì, pure lui, tutti lo sapevamo che l'hanno detto sul panorama, che era il capo della T2, l'associazione criminale, e tu lo ricevevi, io non lo ricevevo, lo vedevi, e poi dice la commissione che nell'81 l'avevi saputo, abbi pazienza, trovo un'altra linea di difesa. No, non e poi se con lui parlavi di Saparacidos, ma adesso diceva una buona cosa, invece non è di quello. Non saprà probabilmente le vostre, lasciamo. Ma questa è la politica vera? No, la politica vera, insomma, io vorrei dire questo, tu sei partito a dire la gente non sa che noi abbiamo tanto indebitamento per dare le armi, perché si può dire. Io credo che dobbiamo distinguere da campi, se poi vuoi parlare di Gelli, parla pure di Gelli. Sì, tu risolviamo l'argomento delle armi. Io credo a questo, noi abbiamo dei doveri di carattere difensivo associato, certo. E su questo non ci piove, perché se oltretutto ognuno dei paesi fa poi delle politiche unilaterali, non solo non mantiene lealmente la propria parola, ma danneggia anche il negoziato per il disarmo. Ma la Lockheed non c'entra con la difesa, questo è peggio della Lockheed, capito? La Lockheed era contro la difesa italiana. Ma che c'è? 120 miliardi pure. No, siamo lo stesso. Ma scusa, le forniture militari, 120 miliardi. Ma la difesa, scusa, con che la fai? Con i coltellini? Ma con quello che mi chiede la NATO. Tu sai che Reagan ci ha ringraziato perché noi abbiamo triplicato quello che la NATO chiedeva che noi investissimo. Ma per carità, abbiamo aumentato il bilancio della difesa del 105%, mentre in termini reali la NATO ci ha chiesto il 34%. Se noi benissimo, anche perché non abbiamo degli arbitri per sapere di risolvere su questo? No, c'è bisogno degli arbitri, basta un pallottoliere. Benissimo. Perché se tu vedi il bilancio della difesa, per una parte notevole è di spese fisse. Scusa, tu vuoi una risposta oppure vuoi parlare solo tu? Allora è anche una cosa che si può sempre sentire molto volentieri, anche perché. Ma neanche io voglio sentire. Sì, appunto. Però parliamo un sacco di bilancio della difesa, come molti dei bilanci dei ministeri, è in notevole parte bilancio di stipendi e di spese fisse per il mantenimento del personale. Quindi quando uno vede poi l'aumento, deve allora guardare se nell'aumento, nella parte invece che riguarda armamenti, e un esercito ha bisogno anche di armamenti, adesso se invece di un aereo l'opera c'è dell'entità. Un aereo. L'entità, mica del principio. Ma l'entità è anche proporzionale a quello che uno deve fare. Io dico che noi abbiamo moltiplicato per 3 il contributo che ci deve la NATO, contributo che nel Belgio, i tedeschi, che sono i più allineati, hanno invece onorato. Tant'è vero che tutti i titoli dei giornali, quando Fanfani è andato giù, dicevano: Reagan dice che avete fatto molto più di quanto vi abbiamo chiesto, e i pensionati, i disoccupati italiani se ne sono resi conto. Assolutamente improbabile. È improbabile in termini di ragionevolezza, è matematicamente certo in termini di dati dello Stato. E allora ti prego, Zappulli, sei incaricato poi in un'altra trasmissione, comunque di un giudizio, non se ho detto il falso o il vero. Comunque noi siamo cinque le date mie. E che fin quando non andremo come nei paesi civili a parlare di cifre nelle elezioni, di cifre, non di principio, il rigore, il non rigore, l'austerità e via dicendo, le quattizioni, i poveri, non i poveri, eccetera. Fin quando non si costringe Andreotti, che le conosce, a far fare le campagne elettorali al DC sulle cifre, mentre vede le fa sulle storie del rigore. Fin quando non ci scontriamo su questo,
siccome la politica economica è la scelta anche dei criteri con i quali si reperiscono ma anche si investono le risorse, non andremo evidentemente molto avanti. Ma quando poi troveremo che durante le elezioni vi trovate sulla P2 marionetti, vi trovate tutti zitti e buoni, una delle cose più gravi, e io solo pongo con la speranza che un anno o l'altro tu mi rispondi, Andreotti, le cose che ponevo prima del sequestro di Moro, quando ammazzavano Giorgio Masi, P2, P38, eccetera, quelle cose che tu hai stivato, ecco, allora non se ne parla di questa P2 che ha ridotto lo Stato di un colabrodo, finanziario, la giustizia, finché non si parla un po' che so io, del Palazzo di Giustizia di Roma, di Gallucci, di Vitalone, di questo fatto che avete ridotto alla costa socialista, alla costa comunista, alla costa democristiana, questo povero Stato. Tu sei il commissario all'Italia. No, io sono l'unica voce di opposizione, è giusto, no? È l'unica voce di opposizione, no, tu, che chiedo Andreotti, di umiltà, mi pare. Senti, tu mi hai già fatto le bucce, nel senso, prima hai detto che io sarei uno di digiuno ai nostri pezzi di minestroni. Per 28 giorni si può stare senza mangiare. Per 75. Ma è vero che Gandhi l'ha fatto per 75. Ma insegniamo al mondo come si fa questo, non c'è nessuno. Ecco, la battuta cinica è apparentemente elegante, perché quelli. Allora, al mondo muoiono persone che digiuno 300 giorni su 300 e ce ne sono 30 milioni all'anno. Io parlo di quelli e io dico che la tua eleganza è una cosa interessante, io dico semplicemente che abbiamo una faccia diversa stamattina. Penso un po' che io sto raccontando una cazzata alla gente, anche se io non sto bevendo da 2 giorni. Vedi che faccia, mi sono fatto truccare le labbra. Non ho saliva, parlo in pescato, perché io prendo per il culo gli italiani, dico che digiuno e invece no. Senti, Andreotti, lasciamo perdere, la verità che nelle accuse sono tutti un po' autobiografici, tu ti guardi allo specchio, siccome tu da buon cattolico di un certo tipo, hai sempre creduto che la politica è l'arte di questo mondo, del demonio, e che la coscienza e Dio stanno da un'altra parte, e hai sempre creduto nelle doppie verità, quando trovi un laico che è d'accordo alle proprie idee, ti viene un po' da ridere, oltretutto non corrisponde alla tua visione, perché tutto per la gloria di Dio, anche i delitti, possono giustificarsi, il tuo che si prende di nuovo sarà molto bello. Credo che non né grido, né manco di umiltà, dobbiamo assistere a un paese nel quale abbiamo avuto Moro assassinato, le cose più terribili che capitano, ci vorrà pure forse un'autocritica che non sia quella vostra, ma sì un tantino, eccetera. Forse saranno anche alcune responsabilità un po' grandi. Per esempio questa P2 che aveva i burattinai, io sono 7 anni che vi chiedo chi è il burattinai, e voi niente, ma sottovalutate, poi viene finanziando in campagna elettorale a dire quello che noi dicevamo durante, e che forse i servizi segreti in accordo ferreo con Pecchioli e il PC, perché questa è l'altra vera storia, l'accordo PC-P2, ma che i poveri repubblicani hanno avuto su bandiera lì, ma devo dire che forse Spadolini, cioè con gli insini c'è, voglio dire, da perché, tranne che da, ma voglio dire, non si è qualificata da questo, ma no, ci stavo dando atto che la politica di Spadolini non si è segnata come gli altri. Loro sono contenti, loro hanno i guai con Corona. Certo, è divertente, però devo dire che Marianetti, Pannella non ha fatto proprio dei complimenti al Partito Socialista, ha niente da ripetere. Io sono socialista. No, io a Pannella no, perché Pannella non fa né complimenti né ragionamenti. Solo un mese fa, parla lui, così parla Zarathustra. No, io trovo che i suoi discorsi sono piuttosto degli slogan, molto superficiali talvolta, piuttosto che dei ragionamenti. Ma io faccio delle cifre, che c'è la slogan? Dopodiché io non vedo le sue cifre. 20 miliardi che dovete a Calvi è una cifra. Fammi parlare. I miliardi che dovete a Calvi non è un'invettiva, è una cifra. Il fatto che si abbiate tangenti dappertutto sono delle cifre quando diciamo per quanto. Capisci, Marianetti?